la prima volta qui a Brancaccio, un quartiere difficile. Brancaccio è la prima volta, sì. La scuola dedicata a Don Pino Puglisi, anzi, domani sarà ricordato dal Papa qui. Sì, sono veramente molto contento dell'invito e l'ho raccolto subito. Possono testimoniarlo, ho prontamente aderito, quindi sono davvero felice di poter essere qui, di conoscere questa realtà. Diciamo che è stato un sogno che si è avverato in un quartiere difficile, veramente è stata un'occasione anche per me per rileggere qualche pagina bella, qualche pagina bella. Che direi, bambini? Che messaggio darai? Prima di anticipare, poi riassumete dopo. Presidente, il sindaco non è venuto. Non è venuto il sindaco? Un segno di protesta perché ha detto che lei ha tagliato, ha scippato a Palermo, a Brancaccio in particolare, 16 milioni di euro con mille proroghe. Ah, io sono il Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi rappresento il Governo. Il Governo è di tutti i sindaci, di tutti i colori, di tutte le realtà, comuni grandi e piccoli. Se il Sindaco di Palermo dichiara questo e non accoglie il suo Presidente del Consiglio, faccia pure se ritiene che questo sia un comportamento corretto tra le istituzioni. Solo per la precisione, però, è corretto anche essere trasparenti con i propri cittadini, quindi con la propria comunità locale di Palermo. L'altra sera io, lavorando sino a tardi, poi a termine della giornata, dopo che mi era stato chiesto un paio di giorni prima, quindi prontamente, ho incontrato una delegazione dell'ANCI, molto rappresentativa, c'erano una ventina di sindaci, non ricordo il volto del sindaco Orlando, abbiamo lavorato sino a tardi per trovare una soluzione, l'abbiamo trovata ed è una soluzione molto proficua per chi vuole fare opere concrete, non per chi vuole fare chiacchiere, e credo che le dichiarazioni del Presidente dell'ANCI, De Caro, lo dimostri. Quindi abbiamo trovato una soluzione rispetto a un provvedimento, lo vorrei ricordare, visto che dobbiamo entrare tecnicamente per far capire i cittadini e dire cose come stanno, che è un provvedimento che è stato dichiarato incostituzionale. Quindi stiamo recuperando il profilo di costituzionalità su cui eravamo evidentemente, era un profilo insuperabile. Abbiamo trovato un percorso per recuperare quel profilo di incostituzionalità e in più abbiamo, ho assicurato io personalmente, il modo per recuperare quei finanziamenti per consentire ai progetti già deliberati di essere realizzati. Se il sindaco Orlando ha nella sua testa dei progetti che non ancora ha realizzato, non è colpa mia. Grazie.